Ciao a tutti, oggi parlerò della divinazione in generale. Dire che la divinazione è l'interpretazione del futuro non è sbagliato, anzi, però c'è un termine molto più specifico, ovvero riflessione irrazionale. Ciò vuol dire che la divinazione, essendo una pratica molto antica, addirittura c'era prima dei babilonesi, è nata dagli impulsi, dalla irrazionalità, dalle paure, dai dubbi dei popoli e dall'unico strumento utilizzabile ai tempi, ovvero la mente. Infatti, mente si ricollega a riflessione e razionalità si può collegare appunto a dubbi e insicurezze. Ovviamente insicurezze in questo caso sul futuro, ma anche sulla creazione dell'universo in sé. Infatti, se diamo un po' uno sguardo alla storia dell'umanità, si può benissimo notare che si è sempre cercato un contatto con una divinità per poter ottenere delle risposte. E come facevano? In pratica, cercavano di invocare questa potenza spirituale, chiedere magari un consiglio, un favore e aspettare un evento. Un segno che poteva essere, per esempio, un agente atmosferico, un qualcosa di particolare per loro, e un avvenimento proprio in generale, e cercavano di interpretarlo. Ovviamente adesso le pratiche divinatorie sono molto più accurate. Ai tempi, se pioveva, era un simbolo divino, per farvi capire. Ci sono ancora però delle civiltà che utilizzano questi metodi. E sono principalmente in Africa, ci sono anche in molte streghe, molti profeti, sciamani, veggenti, indovini, anche in Sud America, in Siberia, in Asia e in Australia. Quindi detto questo, potremmo dire benissimo che le pratiche divinatorie sono presenti in tutte le civiltà del pianeta, sono sempre state presenti. Ora passiamo alla categorizzazione. Si può dividere la divinazione in due metodi, il metodo naturale e il metodo artificiale. Banalmente, il metodo naturale è l'interpretazione di un sogno, invece il metodo artificiale è l'interpretazione di un segno, quindi naturale sogno, artificiale segno. Nel metodo naturale, l'interprete ha un ruolo passivo, perché appunto si esprime tramite sogni o visioni. Invece, il metodo artificiale è innanzitutto uno dei mezzi, diciamo, attuali più usati, però l'interprete fa, diciamo, la parte attiva, tra virgolette, perché è lui che deve essere preparato e in grado di osservare i segni, che possono anche essere volontari, per questo, svolge questa azione questa attività, insomma, questo essere quasi protagonista, ok? A differenza invece del metodo naturale, che essendo completamente involontario un sogno, non sei tu a creare quel sogno o un qualcosa per poterlo interpretare, a differenza appunto del metodo artificiale. Possiamo suddividere in tre tipologie la divinazione. Tipologia intuitiva, ovvero è la tecnica utilizzata nell'invocazione. Infatti, una tipologia di divinazione intuitiva sono le presenze, anche con le possessioni e le visioni, che possono essere invocate volontariamente o involontariamente. Tipologia induttiva, ovvero si osservano dei fenomeni naturali impossibili da manipolare, quindi è totalmente involontario, al contrario delle interpretative, che è quella più diffusa adesso, che in pratica è l'interprete che provoca l'evento per poterlo interpretare. Ora vi farò degli esempi perché non è un argomento molto semplice, così magari riuscite a capire un pochino meglio. Per tipologia intuitiva avevo già detto appunto le possessioni, o in generale vedere anche una presenza, che puoi averla invocata o no, e quella è una tecnica di divinazione intuitiva. Invece, tecnica, scusatemi, di divinazione induttiva è l'astrologia, per esempio, che appunto, essendo la lettura dei movimenti planetari, non puoi manipolarla. Invece, interpretativa, banalmente i tarocchi, per farvi capire.
Perché è il cartomante che prende le carte, le mischia, le mette giù sul piano, sul tavolo, insomma, poi le legge ed è lui che appunto ha creato l'evento. Non è una cosa casuale che le carte si prendono da sole, camminano e vanno sul tavolo a mettersi in disposizione. Ecco, anche a disposizione delle carte, tutto proprio. Tutto collegato, fatto dall'interprete. Bene, la lezione è finita. Per compito vi do due cosine. La prima è uno schema che in realtà serve a voi per poter studiare perché credo sia un argomento abbastanza difficile, soprattutto poi saper collegare le varie tipologie di divinazione a interpretativa, induttiva o intuitiva, cosa che sarà molto importante. Quindi uno schema della lezione secondo me vi aiuterà a studiare. E inoltre vorrei che faceste una ricerca su, in generale, chi è l'indovino, chi è la figura dell'indovino. Potrete benissimo consegnarmi la ricerca sia prima o lo stesso giorno della prossima lezione. E niente, inoltre ricordo agli assenti che dovranno recuperare ovviamente la lezione e mandarmi i loro appunti su Telegram. Niente, vi auguro buona serata e ci vediamo alla prossima lezione. Ciao ciao!